La SEAF, società di gestione dell'aeroporto Ridolfi di Forlì, ha presentato ieri sera a Riccione le 12 nuove tratte dell'operatore Winjet. Amsterdam, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Cagliari, Cracovia, Napoli, Lampedusa, Parigi, Praga, Riga e Timisoara. Tratte che si andranno ad aggiungere alle 6 rotte già attive. L'obiettivo è di far passare nello scalo 950.000 passeggeri nel 2009, il 16% di voli in più. Sentiamo Angelo Lobianco, direttore generale di Winjet, al microfono di Riccardo Giannini. Subito di partire da un argomento chiave. Ho sentito appunto durante la conferenza che Winjet pone le basi per un sviluppo occupativo nell'aeroporto di Forlì. Sì, abbiamo già iniziato, abbiamo fatto anche delle pubblicazioni anche su internet, delle inserzioni sui giornali, perché sviluppandoci nel territorio abbiamo tutto l'interesse a creare occupazione nel territorio, per cui abbiamo già cominciato ad assumere del personale tecnico su base Forlì. Tra l'altro noi facciamo, per quanto riguarda gli assistenti di volo, facciamo i corsi per questo tipo di attività. Abbiamo tra l'altro anche riscontrato dei problemi nel reperire personale, per cui continueremo ancora a fare i corsi e siamo sempre alla ricerca di gente che è interessata a questo tipo di lavoro. Altra nozione chiave che ho appunto sentito, la parola sicurezza. Cosa Winjet propone con l'aeroporto di Forlì in termini di sicurezza? Guardi, la sicurezza è un argomento che è assolutamente scontato, cioè il presidente dell'aeroporto parlava di sicurezza solo per quanto riguarda il tema dell'ILS, l'ILS è la possibilità, l'ILS di seconda tra l'altro, è la possibilità di atterrare presso l'aeroporto di Forlì in condizioni di nebbia, per cui invece di dirottare su altri aeroporti i nostri aeromobili, che sono tra l'altro di ultima generazione, riescono ad atterrare in automatico anche con scarsissima visibilità, e sarà possibile farlo anche su Forlì. Naturalmente in tempi di recessione economica i voli low cost assumono una grandissima importanza. Assumono una grandissima importanza anche perché i prezzi che le compagnie low cost, che noi in particolare applichiamo, sono dei prezzi assolutamente competitivi, per cui tra l'altro i giovani sono praticissimi, visto che la vostra è una radio giovane, sono praticissimi nel cercarsi tutte quelle tariffe che consentono, a partire da 10 euro, 19 euro, 20 euro, di andare a fare andata e ritorno presso tutte queste nuove capitali e tutte queste nuove destinazioni da Forlì. Il 16% dei voli in più nel 2009, questo è l'obiettivo della vostra compagnia aerea? Sì, ci siamo mantenuti un po' bassi nelle previsioni, perché di fatto gli obiettivi che abbiamo raggiunto fino ad ora confermano che la crescita, il trend di crescita è quello, e contiamo di mantenerlo.